Il volume Agricoltura e Alimentazione in Emilia-Romagna è stato realizzato in occasione della Expo 2015. A latere di questo obiettivo c'è anche stato quello di testimoniare ancora una volta la presenza di un patrimonio librario e documentario di grande ricchezza, custodito dalle biblioteche e dagli archivi della nostra regione. E questo è stato sicuramente un obiettivo raggiunto. La ricerca che è stata condotta, infatti, ha rivelato la presenza di una quantità incredibile di libri e di documenti che sono riusciti a testimoniare e a ricostruire la storia dell'agricoltura e dell'alimentazione nella nostra regione, dando anche conto di quelle che sono le cosiddette eccellenze dell'Emilia-Romagna, eccellenze sia ancora esistenti, sia scomparse per ragioni di vario genere. E si è cercato di strutturare il lavoro in modo che non risultasse troppo dispersivo e di prendere in esame il periodo cronologico più ampio possibile. Per questo sono stati consultati testi e documenti sia dalle origini di questo argomento, e quindi parliamo del XII-XIII secolo, le testimonianze più antiche che sono state incluse nella pubblicazione sono l'importantissimo, fondamentale trattato di agricoltura del bolognese Pietro De Crescenzi e la pergamena di Marola, che sarebbe il primo documento attestante il formaggio parmigiano reggiano, o quantomeno quello che ha dato poi vita a questo famoso e importante prodotto regionale. E si è arrivati ad includere tutto il XIX secolo, che a rigore non sarebbe compreso nel periodo dei testi antichi, ma non poteva essere ignorato il XIX secolo, in quanto nel corso dell'Ottocento abbiamo delle importantissime innovazioni, soprattutto tecnologiche, in questo settore. E per quanto riguarda gli autori, inclusi nel volume, abbiamo cercato di dare la prevalenza agli emiliano-romagnoli, quindi a chi è nato nella regione e ha scritto, ha studiato, approfondito argomenti legati all'agricoltura e all'alimentazione, oppure anche autori studiosi non regionali, ma comunque che nella nostra regione hanno operato e hanno lasciato un segno indelebile del loro pensiero. Il libro, lo studio, diciamo, è suddiviso in sezioni, e questo perché gli argomenti che sono emersi sono infiniti e si correva il rischio di confusione, di dispersione. Gli argomenti sono stati suddivisi in quelle che sono definite sezioni, quindi abbiamo i grandi trattati di agricoltura, abbiamo la sezione dei grandi cuochi, quindi di coloro che, cuochi o gastronomi, quindi o che hanno operato concretamente nel settore o che hanno scritto di gastronomia. Sarebbe inutile citare Artusi, ma è quasi doveroso dirlo.
Si è parlato dei singoli argomenti, quindi di prodotti specifici della regione nell'ambito della produzione di materie prime, della lavorazione, dell'allevamento e così via. Si è parlato della legislazione di competenza del settore, fin dalle prime disposizioni fino alle ultime inchieste di fine Ottocento. Si è parlato di lunari e almanacchi, documenti fondamentali per il rapporto che c'è sempre stato fra l'agricoltura, la coltivazione e il clima, la meteorologia e l'influsso dei pianeti in questo settore, e si è finito con la sezione letteratura e arte, che dà conto di autori che non si sono occupati specificamente di questo argomento, ma che comunque nelle loro opere lo hanno preso in considerazione, scrivendo anche pagine indimenticabili come Pascoli e Marino Moretti, oppure hanno prodotto opere altrettanto indimenticabili come le incisioni di Annibale Carracci e Giuseppe Maria Mitelli.